Siamo alla Sala Picta oggi qui al municipio di Termini per presentare un libro. È l'opera prima di Giuseppina Bosco ed è un saggio che riguarda, è dal titolo I microcosmi della scrittura femminile. Lo mostriamo qui, Giusy Bosco. Perché questo libro? Perché ritengo che sia importante e soprattutto scoprire la letteratura femminile, proprio per lo specifico dei temi trattati. E le donne quando scrivono in realtà non sono delle artigiane della scrittura, perché in loro prevale soprattutto lo scandagliare la parte più profonda del loro io, tirar fuori le emozioni, e soprattutto perché la letteratura femminile in realtà rivela scissioni, riflessioni. Qui sulla quarta di copertina si dice che a volte descrivere il mondo femminile, insomma, un po' si sono creati negli ultimi anni degli stereotipi. Tu sei contraria, ne hai creati degli altri? No, in effetti dobbiamo non farci condizionare dagli stereotipi, anche perché diciamo, tutto ciò che riguarda la donna è qualcosa, come dire, di specifico, e soprattutto perché la donna in realtà è portatrice di autenticità e anche di valori positivi che rendano, e quindi diciamo, proprio come diceva Virginia Woolf, noi dobbiamo guardare lo specifico femminile. Allora, a chi è dedicato questo libro? Ai ragazzi, alle donne, a tutti? Allora, in effetti il libro nasce come intenzione soprattutto di avvicinare i ragazzi, i giovani alla lettura. Infatti io come docente ho dato questo taglio divulgativo proprio per avvicinare alcune opere poco conosciute ai ragazzi, che solitamente nemmeno nelle antologie scolastiche hanno modo di conoscerle. Bene, allora questa è la prima, noi aspettiamo la seconda. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.